Io non ci faccio la verice io non tuo ho cognato. Mandato mai niente, ma che è? Intanto, infatti, io nessuna possibilità di poter, non c'è nessuna attività. Io vorrei vedere, noi possiamo fare accertamenti, come faccio io due volte, tre volte a settimana, a mese, di poter fare dei colloqui e mi venivano quattro o tre familiari con l'aereo da Palermo a Voghera. Vediamo quanto più ci sono vanno, a me comino una bottiglia me lo nomi. Ma questo lo deve domandare a tua madre, a tuo padre. Ce faccio me lo nomi. E tu hai familiare le deve domandare. A me faccio provare se io facevo campare. A tuo padre. Me faccio un poveraccio. A tuo padre. Se sei degno di fare. Se l'ha pigliato per compare pure. Se l'ha pigliato pure per compare, ma è vecchio se mare. Ma è vecchio se mare. Quando fanno una stavella dopo ammazzata il vallo, me faccio fare, dice, però non sapevo piacere se magari ci può fare il crisma. Ma che se tu puoi mandare tutto quello che vuoi, perché queste sono cose che sapete fare voi altri, cioè questi pentiti sapete fare, da ammendare mattina sera. Io quello che so, dico, cioè, io, e vado avanti, tu, io ho abbandonato la qualsiasi, ho abbandonato anche le cose più care che io avevo. Mi tira avanti in questa situazione, perché non condivido più tutti i regoli che avevo quasi. Vai avanti, però domani alla tua madre e a tuo padre certe cose. Signor Presidente, come campavo, stato... come non campavo. Sì. Come... Lui deve parlare. Scusa. Dottor, fammi parlare, io ti ho fatto parlare per due ore. Ci dico un altro particolare e dopo attaccava sì. C'è stato un super cambino, utignoso, no? Che eravamo nella stessa cella assieme, nell'87, e mi fa, dice... Penuzzo, perché il perito, logicamente, il subornetto era in galera, io era per un galera, o Madonia era per un galera. Mi fa, dice Penuzzo, dice, se fossimo di una scansa in libera, ne restano il sudotuccio, perché tanto io ci faceva a Peppo Cambino, che ci faceva i panini, con pomodoro e con basilico. E dice, che fa, dice Penuzzo, facciamo un panino come usa fare tu. Andiamo nella cucina, e se parlava più di meno. Mi fa, dice, se di una scansa, dice, ne restano il sudotuccio. Un periodo che è, dice, siamo tutti a muaggio, perché quel periodo, cioè, a parte gli altri capomandamenti che c'era quel periodo, che logicamente, insomma, ma che se i cambiamenti che ci sono stati, a passare sempre tu, ma il periodo principale era Ido, perché un domani se ci cercava opera Ido, mandava una carta a buio, come si trova adesso, quindi che c'erano l'altra, la stessa corrente sua, erano pure dentro, abbiamo quello da picchiare su questo. Perché dopo ci sono gli altri, ma siamo scusi, ci sono gli altri, diciamo quelli che magari piano piano poi, come si suole fare, perché io è tardi di poter fare scuscio meglio, ma non si ne può fare a meno. Se mi hanno a chiamare a cocchierone, come fanno con me zio, vuole il suo cuore, e lo mettono nell'aceto, chi sa che dovesse fare? E ci poi io, mentre chiamo a San Giuseppe, quel periodo che ci sono stato, mi fa, dice Penuzzo, dice, se fossimo quattro, scusate l'espressione alla corte, se fossimo quattro chi cucchia una quadrata, ci non andrà, se ce l'andrà, poi stiamo... Passa educato, non farlo pastaso, passa educato. Io ho chiesto alla corte... Il dibattimento. Io ho chiesto alla corte... Lei non dice proprio niente. Io ho chiesto alla corte, Vasia, una a pensare solo so che ci stai dicendo io, abbia pure so che ci stai dicendo la corte, perché capisci, Vasia, so che sta pensando per ora. Io so che pensava sia. Io gli ho detto alla corte, scusate l'espressione di quello che dico. E Bastia dice, vai sta. Finiste, posso passare un po'? Ma si attacca. Ma che? Tutte queste cose le deve domandare a tua madre, a tuo padre, come campavo, come non campate, cucinava i soldi, con ogni le dava e tutte queste cose. Tutte queste cose di spedale, del dottore. Io non ho potuto fare mai niente, né per me e manco per altri. Non è che tu dici io interessare a cose, perché io ho fatto sprettamente di curarmi la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, andare a lavorare, a buscare un pane e trarre avanti. Perciò quindi tu, che vuoi sapere come facevi, andava, veniva tua madre, tuo padre, lo domandi a loro. Tutte le altre cose, che cosa ti devo dire? Tu accusi a tuo padre, a tuo frate, a tuo cognato, accusi a tutti, quindi accusare è una cosa per te troppo facile, troppo cose. Ti direi solo per dire, io non ti ho visto mai, non ti conosco. Tu se pensi che vai bene così, continua sulla tua strada, continua. Io non so per quale motivo tu fai tutto questo. Ma che i motivi non
Non lo so. Perché io ho riconosciuto veramente chi che è la cosa nostra uara nell'ultimo periodo. Perché a parte questo ho visto il suo comportamento mentre eravamo una giangaliera nei nostri confronti. Perché logicamente, anzi io mi auguro che quel periodo fu con galiera e il sette galiera, perché non lo so, magari mi potete finire pure come ci finire a me zio. Che ci disse a mio frate quando mio frate venne a San Giuseppe? Ma io non... Se magari si poteva avere Ugo e mio zio. Ma io non conosco una, ma la famiglia fratello. Ci poteva portare magari un fiore nella tomba. Le nozze, non ne parliamo più istantaneamente, perché chi di che siamo qua presenti? Tozio dice, non ne parlava bene. Però era chi era tozio? Non lo possiamo domandare a tuo fratello, ma che se è vero che io ho detto questo. E Bassia può parlare si appoggia. Ah? Perché Bassia sa per me frate che cosa fa per Bassia. Che cosa fa per me tuo frate? Si taglia pure i vini ma e si fa ammazzare. Fino all'ultimo periodo, perché mio frate ancora vi para qualche. Fino all'ultimo periodo io, non capisci io, veramente che cos'è un sudotò o che cosa non è un sudotò. Un sudotò è chiedo che è. Ma... Tu puoi dire questo e l'accio con la tua bocca. Io lontanamente devo pensare quello che dici tu. Ma che se non vi conosco, non so manco chi siete, per nome vi conosco. Ma, se, ma praticamente manco conosce anche di Ruvanezzuia là. No. E il suo cugnato Ruvanezzuia non lo conosce manco. No. Quando siamo andati a Batarella, basta non si ci incontrò. No. Ah no? No. Ho capito. No. Non mi ci sono incontrato. Beh. A posto. Che come a posto, ma scusa. Passi logicamente, a te sempre già linea. Ma io tengo la linea di dire quella che è la verità. Passi pagava l'operaio, si metteva a pagare l'operaio, la quinta elementare. Io non ti ho detto a te se hai la quinta elementare o hai o tecnico. Signor Presidente, se lui non dà il dimissione, se non dà il dimissione, per ora è sempre io che dirige tutta la baracca. Chi è ora e sempre, perché io do tutto manovra tu. Logicamente per ora c'è Bagarella. Sì. E se manovano le cose con Bagarella sì, ecco sì. La voce che suo... Ma Bagarella è tuo cognato, faceva i colloqui di Bagarella, tu cioè, io non ce n'ho contatto con Bagarella. Io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Non avevo contatto con Bagarella. No, io avevo 14 anni che non vedo Bagarella. Ma siamo anche a Nenuccio che conosce. Io non conosce a nessuno, no, tu lo sai che non conosce. O Malazzo manco conosce. No. O Malazzo non conosce manco. Logicamente, un mentiste pure in gialacito, è logico non conoscete manco. Ma guarda che sta. C'è stato mio fratello. Mi ha detto, dice, nei, dice, ma tu abbi quando si faceva occhio il rione umano con il sottotuccio, chi ti cacciavano? Erano in senno, arrivavano bianchi, perché non si sapeva, non si ritornavano più. Perché logicamente quelli che non siamo allora che facevano questa cosa, ma sapevano come era tutta la strategia. Ci arrivavano, però non sapevamo se ritornavamo. Signor Presidente, non ho più niente da dire perché logicamente il sottotuccio tocca, non mi conosce, non conosce a nulla. Non ti conosco, non è la verità. È la verità, ma che c'è? Buon andare. Grazie. Anche Rina può essere accompagnato al suo posto. Presidente, prima che scioglie l'udienza, il Pubblico Ministero chiede la trasmissione del verbale odierno di Marchese e di Mutolo per le iniziative di competenza del nostro ufficio su una serie di fatti di reato che sono stati illustrati ampiamente nell'udienza odierna, relativi ovviamente a questa gestione, per così dire, dei manicomi giudiziari.